convegno sono stati presentati gli aggiornamenti dello studio ARASENS, che ricordo uno studio randomizzato che nel paziente con carcinoma della prostata metastatico ormonosensibile randomizza i pazienti all'utilizzo di ADT, cioè terapia di deprivazione androgenica più chemioterapia, verso lo stesso con l'aggiunta di darolutamide. C'è stato un focus particolare su alcuni endpoint relativi ai pazienti. Già lo studio, i risultati dello studio erano stati presentati qualche mese fa, pubblicati sul New England Journal of Medicine, mostrando un aumento di sopravvivenza globale nel braccio di trattamento con darolutamide, con una diminuzione del rischio di morte del 32%. Nell'aggiornamento portato a questo convegno sono stati ribaditi questi dati, confermato una diminuzione del rischio anche relativo alla mortalità specifica per cancro prostatico del 35% e, come dicevo, è stato fatto un focus su alcuni endpoint relativi ai sintomi e alla qualità di vita del paziente. Come premessa generale è importante ricordare che questi pazienti erano pazienti in buone condizioni generali, quindi con buoni score di qualità della vita al baseline e con pochi sintomi. Globalmente l'aggiunta di darolutamide non ha comportato nessun peggioramento, nessuna variazione nel tempo di peggioramento dei sintomi, in particolare del dolore, e nel sottogruppo di pazienti che erano già sintomatici, cioè con dolore moderato o severo al baseline, c'è stato un trend verso un rallentamento nel tempo di peggioramento dei sintomi, in particolare del dolore. Analizzando poi alcuni effetti collaterali particolarmente collegati all'utilizzo di antiandrogeni, quali la fatigue, l'incidenza di fratture, la caduta, l'ipertensione, l'aggiunta di darolutamide non ha comportato nessun aumento significativo nell'incidenza di questi eventi. E questo conferma il buon profilo di tossicità di questo farmaco e il fatto che questa tripletta di trattamento con appunto ADT, chemioterapia e darolutamide si candida come uno degli standard di trattamento della malattia metastatica ormonosensibile. Lo scenario del trattamento di questa malattia sta diventando molto complesso perché ci sono molte opportunità, molte opzioni che vanno dalla semplice ADT all'aggiunta della stessa ADT con chemioterapia o con un inibitore ormonale, quindi enzalutamide, apalutamide, abiraterone. Oppure ci sono queste triplette con ADT, chemioterapia e un inibitore ormonale, in particolare con abiraterone nello studio PIS1 e appunto nello studio ARASENS con darolutamide. E solo ulteriori studi e approfondimento dei dati già pubblicati potranno portare ad un algoritmo di scelta del giusto trattamento nel giusto paziente. Però in questo contesto il fatto di disporre di studi sulla qualità della vita e sui sintomi aggiunge un elemento molto importante alla scelta terapeutica, perché aggiunge quella che noi possiamo considerare la voce dei pazienti.